cinghia, ma non calare le braghe, tira giù la cinghia, mangiamo pane e vento, tira giù la cinghia, arriveremo al cielo. Chi vola? No! Chi vola? No! Chi vola il tradito? Notte e giorno, Omero, dai, sveglia, sono le 5:30. Lavati bene, eh? Anche il collo e le orecchie. Dai, marmotta, forza con quella ventola che bisogna scaldarci il latte. E il carbone non ha ancora preso. Perché è bagnato, con tutto l'umido che c'è in questa casa. E quel bastardo del carbonaio che ci piscia sopra. Parla pulito, spurcacciun! Su, sveglia! Lascialo stare per oggi, che stanotte ha avuto anche il mal di pancia. Tutte scuse, che non ha voglia di studiare. Non è vero! Ah no, Senti, furbacchione, io magari non so leggere, ma i numeri li conosco. E questo segnato in rosso è proprio un bel zero. Omero, i soldi per la spesa, ne? Un'altra volta, ma se siamo solo a metà settimana. Guarda che sono gli ultimi, regolati. Eh sì, regolati. Fai presto tu. Per mangiare. Ma ti sei lavato? Ciao. Buongiorno. Ciao. Ciao, Grizza. Valengo, sveglia! Bugia, bugia, come torno!
invece io ti dico tutto quello che mi pare, almeno finché non diventi più grosso di me. Insomma, tanto per chiarire. Sempre riserato. Ehi, Rosetta! Rosetta, su chi? Rosetta! Che testa che te che, fammelo portare qui con questo freddo. Non lo vedo mai. Quando esco dorme, quando rientro dorme. Ci avrò bene il diritto di vederlo. Vai, vicini. Vai, guarda tuo papà. Vai. Guarda lì. Non mi conosce neanche. Così impari, schifoso. Tipo fine, papà. È tempo di mangiare, boia Faust. Dai, Faustasso, dai, che sei sempre l'ultimo. Ehi, Negus, hai fatto il tempo te? Urca, sti canimoli, butto giù tutto senza neanche masticare. Forza, forza, muoversi. Andiamo in corso, su. Lottare. Avanti, su. E forza. Thank you.
fatemi passare! Via! Come sta? Come vuoi che sta? Una mano non ricresce mica. Colletta per il mondino. Sempre collette. Solamente collette sappiamo fare, eh? Raul ha ragione. Scusa, neanche questo volete fare per quel disgraziato? Che bestie siete? Te lo dico io che bestie siamo. 14 ore di macchina e mezz'ora per mangiare. Poi quando capita una disgrazia, mica andiamo dal padrone a cercare di avere un orario più cristiano. No, non corriamo mica rischi noi. Noi facciamo le collette. Pautasso? Cenerone? Pecoroni, ecco cosa siamo. Pecoroni. Cosa c'entra nominare il Pautasso? Beh, sono sempre pronto. E se dici che è mica vero, è come che dici che vuoi una sberla e ti contento subito. Ma papà, dai, non scaldarti subito, che le parole non fanno mica polenta. Brava Cita, ditemi come tira avanti il mondino adesso, con le nostre lemosine, voglio ridere. Neanche un fondo mutuo abbiamo, porca vacca. Ma va, poi sono io che fa delle chiacchiere. Martinetti, non hai mica risposto, ti ho detto che sono pronto. A che cosa? Ad andare dal padrone, a cantarsela. A cantarci cosa? Ma, io non so quello che volete. Insomma, a fare qualche bordello. A dirci che 14 ore al giorno di lavoro sono troppe. Bravo, ma hai rubato il pensiero. O se le riducono giusto, o noi... Vediamo chi ci va a parlare, formiamo una comitiva. Bravi, io mi metto come capo. No, niente capi, tutti uguali. Tu, lui, io... E io? Sì, anche le donne adesso, è mica serio. Ah, a lavorare sì, a pagare le collette sì, a far valere i nostri doveri no. Guarda che si chiamano diritti. Silenzio, dove credete di essere? Andate che è tardi. Giusta, sorella, scusi. Dai, ciula, andate a dormire, sennò domani mattina non riuscite neanche a infilarvi le mutande. Però tuo padre è uno che ci sa fare, eh? Ah, sì? Come? Ha messo al mondo un tocco di Filiberta come te? Ma che rialone! Torniamo indietro. Oh, che buona cavalleria. La cavalleria lascia la spussa per la via. Ma adesso con l'ingegnere chi ci parla? Tutti insieme, no? Già, fa nel coro del Nabucco. Ma io non mica la lingua tanto facile. Martinetti, bussa via. Va bene, parlo io. Oh, va bene. Dove andate voi? Volevamo parlare col signor ingegnere. Guarisco, signor Paudet. Ingegnere? E cosa volete del signor ingegnere? Volevamo dirci una cosa. Ditela a me. Ecco, vede... Ma cos'è, un segreto? No, anzi, vede... Parliamo a nome di tutti. È per quell'incidente di ieri. Sì, insomma, devi guardare l'orario perché 14 ore sono troppe.
ma lo sapete che siete ben fortunati. Se questi discorsi li fate l'ingegnere, non so mica come va a finire. Gli orari. Li fanno tutti questi orari a Torino. Già, ma poi succedono le disgrazie. Caro te, le disgrazie sono disgrazie e capitano per disgrazia. Bisogna fare più attenzione e sperare che non capitino. Non vorrete mica prendervela con l'ingegnere, no? Salve, Baudet. Buon pranzo, signor ingegnere. Sentite, io sono un salariato come voi. Sto dalla vostra parte. E ve lo dico col cuore in mano. State coi piedi per terra e levatevi dalla testa queste assurdità. Ma poi com'è che vi vengono in mente? Questo vorrei capire, lo so. Dai, sì, parlo. Non sono mica assurdità. L'assurdità è sfruttare troppo la gente. Ci sta. Ecco. Dico male? Chiari, e biglietti piegati in quattro. Passo. È di là. Cosa è? Un'altra colletta. Tu il nome ce lo metti? Il nome perché? Stasera smontiamo prima. Com'è, l'ingegnere ha accettato? Sì, campa caval. No, non ha accettato niente. E così l'ora ce la prendiamo da per noi. Gli diamo la dimostrazione, come fanno gli inglesi. Poggia. E cos'è che servono sti nomi? E puzza, eh? Tiriamo a sorte chi va a suonare la sirena alle 7:30, un'ora prima della fine. Così ci fermiamo tutti insieme e compatti. Tu ci stai? Io sì per me, ma attenti che quello che gli tocca rischia per tutti, eh? Il più importante è che appena sentite la sirena, voi staccate le caldaie. Così le macchine si fermano e tutti devono smettere. Tranquillo, capito? E sentiuci in ballo qua. Vai, Omero. Io non so leggere. Che roba. Prova te, va. E questo non sa scrivere. Chi ha firmato con la croce? E anche io. Poca storia, vado io. Occhio, occhio. Che succede? Cosa fate qui? Tornate tutti al lavoro, forza! Passate parola, si stacca alle 7:30. Il signor Cagone. Passa parola. Va bene. Uè, appena che si fermano le macchine tutti a casa. Caposala! Un bisogno. Lassù! Pronto!
che me ne state tutto il giorno alle caldaie col freddo boia che tira fuori, e dire che me ne volevate andare un'ora prima, birichini, eh? Cosa succede? Ma sicuro che è la nostra? Fermi tutti, non spegnete, non fermate le macchine. Dai, trotta via. Ma qui non si muove nessuno. Oh, andiamo, non l'avete sentita la sirena? Forza! C'è ancora un'ora! Niente! Allora, commissario, cosa lei? Ne sbaglio! Sì! Cosa lei che fai col palto? Niente, ho freddo! Tu, avanti! Bell'aiuto che gli abbiamo dato al pautasso! Chi è che ha toccato la sirena? Ma che razza di scherzi sono questi? Cosa fai qui? Giocavo col cane. Oh, ma è un'ora e mezzo che lo tengono dentro. Alessì, arrivo! Cosa ci hanno fatto? L'inquisizione? Mi vedete del momento? Che grinta? Sta bene, va bene. Sta bene, personalmente permetti che ti do la mano, perché sei stato l'unico. Basta, Pautasso, sta a sentire. Hai ragione, ma lasciaci parlare. No! Voglio parlare io adesso. Belli amici, mi avete lasciato solo come un palengo. Ho dovuto passare da ubriaco. Cosa avete bevuto, Pautasso? Sì, signor ingegnere, mezzo fiasco per il reuma. Fate schifo. Non eravamo preparati, adesso ci organizziamo. Formiamo un bel comitato e ti mettiamo dentro anche te. Domani è domenica, ci riuniamo e decidiamo. Decidiamo che cosa? Hanno già deciso loro. 2 settimane di sospensione per me e la multa per tutti. Di ladri. Anche la multa. E adesso lasciatemi andare, giù da fare. Va bene, il treno muoviamo tutti insieme. 1, 2, vola! Marcate nota che sul sottoscritto qui presente, Pautasso Domenico Fupinot, ci potete fare la croce sopra. Ve la mettiamo insieme noi la paga. Ma bisogna restare uniti, nel bene e nel male. Sì, uniti come le bale. Peso di un ordinario, di un volgare. Brutta bestia, impara le maniere. Papà, e papà, vuoi, papà. Via da lì. Un tricheco, buona. Vieni via. No, lasciate. Ciao, papà, stai! Vieni via! Lascia il
Basta, si tira! Bastardi assassini! Brutta bestia, se mi prendevi ti massacravo, brutto ragno d'un vagondi! Senta, scusi, che paese è questo? Un paese di merda! Papà, ignorante, così ci risponde un forestiero. È Torino, scalo Porta Susa. Porta Susa, grazie. Profumata. Il soggetto è la rosa. La farfalla è graziosa. Il soggetto è la farfalla. L'usignolo. Quelli della fabbrica del gas sono qui già da mezz'ora. Scusi, su magistro, abbiamo fatto tardi. Ah, non me ne ero accorto. Io a quest'ora me ne potrei stare già bel caldo nel letto. E invece sono qui per fare il vostro interesse, il vostro, lo capite, non il mio. Sentite, intendiamoci una volta per tutte. Per votare alle elezioni bisogna saper scrivere. Queste sono le leggi del nostro beneamato governo. Ora voi dovete mettervi in testa che su queste rozze panche voi acquistate il diritto di far sentire la vostra voce al Parlamento. Quest'aula deve essere come una fucina di cervelli. Qui devono nascere le forze nuove, fresche. Il soffio che alimenta la fiamma di una fede che brillerà sempre più vivida. E che noi dobbiamo... Come non detto? Signor maestro Di Meo, abbiamo fatto tardi perché abbiamo fatto una dimostrazione per uscire un'ora prima, eh? Ma come? È arrivato un'ora dopo? Beh, dai tamal. Tu, barbero, vai alla lavagna. Cosa devo fare? Scrivi una frase che ti piace, una cosa che hai in mente, un bel pensierino. Su, barbero, vai, vai. Torno subito. Intanto voi copiate tutti il pensierino di barbero alla lavagna. Buonasera, signor maestro. Ho accompagnato il mio papà. Hai fatto bene, tanto qui l'orario è continuato, vai. No, abitiamo lontano. Volevo sapere come va con lo studio. Cosa vuoi che ti dica? Per il profitto, male. Perché non si applica. Per la condotta, benissimo. Dorme sempre. Oh, ma intendiamoci, intelligente. Dica. Buonasera. Sono il professore Giuseppe Senigallia. Mi manda lei l'avvocato Pancani di Genova. L'avvocato Pancani? Sì, signore. Questa lettera è per lei. Sì, che a Genova tira aria cattiva. Almeno per me. Qui dice che lei si fermerà qualche giorno. Appunto. Beh, aspetti che finisca la mia lezione e poi in qualche modo vedremo di sistemarla. Grazie. Male, naturalmente. Ben gentile. Oh, barbero, ma cosa hai scritto? E questo lo chiameresti un pensierino? Ragazzi, io posso anche condividere, ma voi dovete capire che lo studio, la cultura, sono anche una questione di stile, sono misura, educazione, autodisciplina. Sì.
tanto chiasso, eh? Silenzio! 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 A partire da oggi nel comitato il qui presente Bardella Carlin rimpiazza Pautasso, che è assente dimissionario. Attacca. Oh, se c'è qualcuno che vuol dire la sua parola, parli pure. No! Mi dici che le mie andà! Non la prima mattina, che non la prima ira! Sa che non! Boh, io non ho capito un caso. Ui, che termini! Ho capito io, perché il mio papà, l'era de Berga manca lui, povero. Propone che invece di uscire un'ora prima, domani mattina, per essere uniti, entriamo tutti un'ora dopo. Io mi domando se non vi è bastata la figura grama di ieri. Io ve lo dico chiaro e tondo. Pensateci due volte prima di fare un'altra scelta. Basta là! Io ti levo la parola. E perché? Perché io sono del comitato e tu sei un balordo. Chiuso! Chiedo scusa. Ma io direi che nelle parole di quel giovine c'è qualcosa di vero. E chi è quello lì? Ma non lo so. Dal dove vieni fuori? Sono il professor Senigallia, amico e ospite del maestro Di Meo. Potrei dire un mio punto di vista. Cosa? Ma veramente? Sentiamo, oh, venga, venga. Venga avanti. Grazie. E perdonatemi se metto bocca. Dunque, ecco, volevo dire. Effettivamente, bisognerebbe sempre pensarci due volte prima di promuovere un'agitazione. È in questo che quel giovine ha ragione. Ma cosa cadete? Fermo, virangutan. Parli, parli pure. Grazie. Tuttavia, mi scusi, è indubbio che siate riusciti a conquistare la cosa più importante, una quasi totale unità di intenti. Ed io lo so quanto sia difficile vedere tanti operai riuniti fuori del loro posto di lavoro. Ma appunto per questo mi dicevo, non sarebbe per caso un peccato veder sprecata un'occasione così importante per un'ora soltanto di astensione? Pensateci bene. Non un'ora, io direi, ma un giorno intero, una settimana, fin tanto che i vostri padroni si renderanno conto di avere a che fare con degli uomini e non con delle bestie da soma. Ma allora sarebbe uno sciopero. Sì, non lo so, forse. Sì, sì, uno sciopero, poche male. Amici! Facciamo lo sciopero! E bastardo chi si tira indietro! No, 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 un momento, prego. Bisogna dare libertà di scelta. Se qualcuno come quel giovine là ha paura, non se la sente, può tirarsi indietro. Guardi che qui nessuno ha paura, ha capito? La sola paura che ho io è che voi altri ve la fate nelle brache, perché siete gente che dice di sì al primo venuto. Ma chi è lei quel tipo là? Ma chi lo conosce? Io mi occupo di questi problemi da alcuni anni. E poi, ho dato solo un consiglio. Chi ci sta per lo sciopero pieno, alzi la mano. Bene, approvato all'unanimità. Meno Bertone Raul che non ci sta. Ci sto, ci sto. Voce. Ha detto che ci sta. Così va bene. No, no, un momento, amici, prego. Un momento. Io, invece, consiglierei una certa discrezione e acqua in bocca finché non vi sarete procurati viveri, carbone, provviste il più possibile, a credito. Mica male, professore. Senza pagare.
Un momento. Perché dovrete essere in condizioni di durare il più a lungo possibile. Da domani, quando si saprà che siete in sciopero, nessuno vi farà più credito. Tutti vi chiuderanno la porta in faccia. E questo è bene che lo sappiate fin da questo momento. Ehi, giovinotti, oggi è domenica, a mezzogiorno i negozi chiudono. Scusi, professore, mi sono dimenticato. Adele, ho un mucchio di roba qui. Ci viene a cucinare da me. Ci facciamo un bel pranzetto. Ma gira, stupid. Come al solito hai capito male le mie intenzioni. È che vivo solo. Eh sì, di sporcaccione pronte ne trovi sempre. Ecco, guarda la Maria, dicelo a lei. Sei gelosa, ho capito. Adesso vado e ci dico tutto quello che dici di lei. Bravo, dicelo pure. Ehi, pappalega, dammi una mano. E quanta roba hai preso? Ho fatto un gancio di 5 lire. Promesso! Segnamelo sul conto, va! Pago domani, adesso ho le mani occupate! Poi Cenerone! Ma è vero quello che dicono da noi al gas che da domani vuoi fare. E sto attento! Dicevo, è vero che da domani. Anzi! Ma non li faccia, Cribbio! Fuori allora, dai, vieni! Permesso, permesso! Veduta quella donna per le scale. Ma mi raccomando, se qualcuno mi riconosce non vuole mica fare la figura di una donna di Ciro. E svelta allora. Vieni dentro da me e così stai sicura. Qui lei. Come vede mi asciugo. Lei è il proprietario dell'appartamento. Io sono qui per decisione del comitato. Hanno avuto la gentilezza di nominarmi consigliere e quindi mi sono visto costretto a trattenermi per qualche giorno in città. Ah, no, eh. È mica albergo qui. Ha capito? Prego. Si mette le scarpe e show, aria. Defola tu, non sta mica a scalmanarti tanto, eh. Noi altri abbiamo deciso così e basta, va bene? Eh no che non va bene, se no mi pagate l'affitto. Bro, te che una bella faccia parlai sì. Fra noi altri ci dobbiamo aiutare, no? C'è qui la lista degli alloggi, tu sei l'unico nubile con un letto a due piastre. Anche la Cesarina è sola. Ah, bel gentiluomo. Ma va, che ti va bene anche uno come quello lì. Sei un sacco di puzzello. Basta, finiamo con questa sbrodolata vergogna. Professor, la sua roba l'ho messa qui nel cappello.
Perché questo cestino qui si è ribaltato per la strada. Il mio necessaire. La roba l'è andata per terra tutta, ma io ce l'ho raccolta. Grazie. Ecco qua, guardi. Qui c'è un uovo, chi è il saun, il sapone, le sue sapone. Sì, sì, è mio, grazie. Poi c'è una calzetta, sì, ben gentile. Calzettina. La spasetta, che scrive il suo, è sì, suo. Sì. Ecco. Poi questi tubi qui. No, il mio tavino. Ottavino? Cosa l'è l'ottavino? Uno strumento del primo Settecento. De boom. Però. Ah, qui c'è il suo ferro di cavallo. Professore, è suo questo ferro di no, cavallo? No, prego, questo no. L'è mica suo. Te l'avevo detto di lasciarlo per terra. L'ha fatto portare fino a casa. Ciao, che gli femmini scongiuri, ciao. E che le nostre rivendicazioni riescono bene. Bravo, e che all'ingegnere ci venga un colpo. Bravo! Ale, butta giù! Via! Io! Ho preso qualcuno. Ma che cosa? Ma che minchia, sopra la testa! Tele, il Mustafa! Vieni per informarvi che domani mattina, con tutto il rispetto, vai a lavorare in fabbrica. Ma tu chi sei? Un disperato sogno a Torino da 15 giorni. Nessuna bottega mi fece credenza e io famiglia. Ma abbiamo tutti famiglia. Si vede che voi del nord non ci volete lo stesso bene che a noi. Allora ti subisci agli ordini del comitato. Signor no, io venne qua per domandare l'autorizzazione. Datemi permesso e così non disobbedisco. Ma cosa straparla quello lì? Vai a Faust, ma se vai a lavorare ci rovini la compattezza. Sarai mica matto, c'è una votazione. Facete un'altra. Però pensateci e decidete, ma decidete di acconsentire, perché tanto io in fabbrica ci vaio lo stesso. Baciamo le mani, signor professore. Fermati! Hai capito? Oh! Roba del mondo. Oh, guarda, che gente. Oh, bambini, intendiamoci, ne? Se il Negus domattina va a lavorare, uno per uno ci tornano tutti. E con il sottoscritto in prima fila. Non stare a fare bagolone, dai. Facciamo delle proposte concrete. Ma se siete gente seria, a quel siciliano gli date un sacco di botte. Così impara la lezione, lui. Se siete gente seria. La... poveri noi, in che mondo viviamo? Un povero disgraziato lascia il suo paese con una famiglia di affamati in cerca di lavoro. Lo trova. E noi cosa facciamo? Glielo togliamo, gettandolo nella miseria più nera. Ma vi sembra giusto? Mm? Andiamo a dargli una lezione. Eh? Ma come? Giovanotti, purtroppo quel Raul ha ragione. Se qui non interveniamo con durezza e senza falsi sentimentalismi, va tutto alla malora. Ma è questo che vuoi tu, Pautasso? Mi sulla Cesarina. Pautasso sono io e se c'è un crovino da stroccare sono in prima così, linea. Va bene, senza pietà. Non possiamo avere pietà. Stai quieta. E che te credevi, che abitavo in tuo palazzo reale? Salvatore, ma che buono. Veniste a darmi quel permesso che vi addomandai? Carro, giura che se noi non ti diamo il permesso tu a lavorare non ci vai. Ma me lo date? Prima giura. Lo giuro, Massaro Pautasso. Allora vai. Mi sembra un po' che il flore...
proprio sul serio, eh? È la fine del mondo. Sono 12 anni che sono qui. Guardi cosa ci dico, questa da loro non me la sarei mai aspettata. Gliela do io la riduzione d'orario. Lei, delegato, cosa pensa di fare? Se non impediscono a qualcuno di entrare, posso fare proprio niente. Ah, sì? Oh, va là che siamo ben protetti. Occhio, ne arriva uno. Ehi, te, dove vai? Non lo sai che sei sciopero? Ho permesso lo comitato, Aio. Ehi, Beduin! Litigano. Bene. Se qualcuno comincia a arrivare, è buon segno. Vuoi di foro? Cos'è sta parzialità? Ci prendiamo per i fondelli. Siamo più stupidi di Mustafa. Allora entriamo tutti, andiamo a chiamare gli altri a raccolta. Chiamare gli altri. A Rosa Salvatore, presente, signor Cavalieri. Bravo, bravo. Accendessero le macchine. Ca io pronto, sogno. Ma cosa vuoi accendere? Gli altri che intenzioni hanno? Cosa vogliono fare? Segreti sono questi che a me non appartengono. Cos'è? Vuoi difendere quelle carogne? Tanto carogne penso che non possono essere, dato se che mi dettero il permesso di lavorare qui. Ah, così sono stati loro che ti hanno dato il permesso, signor, eh? Sì, signor Cavalieri. Bene, quando è così, te ne puoi andare anche te. Ma perché, scusassi, io vinni, fece il mio dovere, non me ne vaio. Fuori, fuori! Hai sentito che ti ha detto, no, il cavaliere? Toccare, no? Le mani come se non esistono. Mi spiegai, famosissimo ruffiano. Son culato di Giuda! Aiuto, cos'è? Aiuto! Il coltello, guardie! Ci vuole ammazzare! Coltello? Ricomincia! Sei diventato matto? Guarda, guarda che peggio per te, eh? Guarda che finisci male! Eccolo là, prendetelo! Stai attento, non sai quello che fai! Questo, non stai attento quello che fai! Fermatelo! La famiglia Ro? Sì, perché? Ma che cosa lo fate sto fuoco? Ho a carta bagnata. Che cosa vuoi? Sono uno della fabbrica, abbiamo fatto una colletta. È poco, né? Ma ce lo sciopero, va male per tutti. Mamma, mammuccia! Qui è! Portarono sordi! Cofù, un picciotto da fabbrica! Sua eccellenza la Madonna benedica e proteggisse il tuo povero malfattore di tua pace! Buon dì a tutti. Buon dì. Cerea come la tua. Cerea. Cerea chi è? Continuate, continuate pure. Comodi, comodi.
Stavo dicendo, zio, che possiamo ritenere oggi... Voce! Stavo dicendo che si ha ragione di ritenere che gli operai non potranno resistere a lungo. Insomma, si spera che... È da ritenere, si spera, ma intanto siamo noi che ci rimettiamo con la fabbrica ferma e le consegne che non vengono rispettate, altro che... Lei cosa fuma? Ci ha mica detto di fumare, scusi, mi disturba. Perché quelli si arrangiano in mille modi e c'è chi li aiuta con le colette nelle caserme e persino nei nostri spazi assistenziali. Nostri? Sono opere pie. Sì, l'opera pia la faccio io con te da 20 anni. È venuta l'ora di svegliarvi, marmotte! Se loro hanno degli amici, li abbiamo anche noi, e molto più forti. Muoviamogli, tagliamogli i viveri, chiudiamogli tutte le strade, e quando alla fine avranno ben capito chi è che suona la musica, allora li mandiamo a chiamare e vedrete come li trovate morbidi. Imparate il vostro mestiere, teste di rapa! Basta là, vi ho insegnato l'abecedario e oggi è festa, e abbiamo parlato di affari anche troppo. Andiamo in salone a stare allegri coi ragazzi. Vogliono venire anche loro? Grazie. Molto gentile. Alt! No, non avete l'abito adatto, meglio di no. Suonate e fatevi accompagnare da Giovanni. Cerean, eh? Hanno sto carbone a gratis. Un posto che so solamente io. Stai tranquillo. Sei lontano? Tu vienimi dietro. Come già che hai detto che ti chiami? Gesummina. Ma cosa mi conti? Che nome è? È il nome di Gesù. Ma Gesù era un uomo. Non era né uomo né femmina, babbalone. Era uno che comandava tutti. Ma va là, terra da pepe, terra nera. Niura è chista di terra che non ci sta mai soli. Dalle nostre parti invece è tutto verde, bianco e rosso. Ah sì, e allora che cosa ci siete... Occhio mero, fai strada! Hai capito, cosa siete venuti a fare? Ma lo sai come va male il Piemonte da quando siete arrivati voi altri siciliani? Mio padre invece dice che è la Sicilia che va male da quando siete arrivati voi altri piemontesi. Ehi, oh, voilà. Ehi, occhio al carbù! Un posto che sapevi solo tu. Guarda quanta gente. Boh. C'è quel bestione del mio papà dall'altra parte? Boh, sai ne. Ah, mica ricco, punto via. Riparosse! Eccolo il mio papà. Oh, quella bombarda lì è roba nostra, eh? Vado a darci una mano. Dai. Forza, forza. Spingi? Come spese? Forza. Brava bene, bella di una mano. Vuoi una mano? Guarda che alto, eh? E caschi sul duro. Non fare il cretino. Raul? 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 Dai, mollati. Oh, ma sei smata? Prima mi mandi via, poi mi chiami. E poi mi dai un lordone. Ma va sulla furca, va. Ehi, là, te. Vieni qua, cosa fai? Vieni a darmi una mano. Forza, Pampaluga, svegliati. Ma non ce n'è di guardiani? Vai tranquilla, c'è il professore che ci dà chiacchiera. Traversina! Attenti alla clava! Perché anche voi non fate lo stesso? Voi ferrovieri siete una categoria forte, compatta, e il miglior modo per dimostrare la propria solidarietà con gli scioperanti è scioperare tutti quanti. Eh, professore, parli per non freddarti la lingua. Lo sai che il ferroviere non si può muovere, guai se alza la testa. Te lo militarizzano e zacchi in galera come un soldato disertore. Beh, compagni, allora voi state lì a guardare.
Ti sbagli, non guardiamo niente. E difatti i tuoi compagni stanno rubando il carbone e io non vedo. Prego. Oh, a me mi sa che qui qualcuno per giro della caserma si mette in fila due volte. Ma guardate che io vi riconosco a tutti, eh. Ah. Un altro, su. Cosa siamo in te in ristorante? Caporale Manunza, basta! Ordine di casa! Istante, signori. Mi ha mandato Luca Porale Manunta. E questa è la minestra tua. Sta dentro lo paiolo tuo, hai visto? Oh, meno male. Eppure sta pagnotta. Grazie. No, questa no. Questa sarebbe la mia. L'ha pure mozzicata, vedi? Ma com'è che siete così rinsecchiti? Che sto sciopero è una gran disgrazia. Allo paese mio l'estate passata c'è stato lo tifo. Sono morto in cinque. Ma lo sciopero è mica una malattia. Ah, no? Ce ne resta anche per domani. Grazie ancora, eh. Bianca, brusa. Com'è buona. Meno male che c'hai i militari. Se diamo solo retta al tuo professore, per mangiare moriamo tutti. Ma cosa straparli? Il professore bravo ci dà dei consigli giusti. Bravo? A me mi sembra un gran furbacchione, anzi uno stupido. Stupida sei te che non capisci niente. Omero, Bianca? Sai che te dica? Questa menestra in caserma pare più peggio. E ci sta lo lupe. Lo lupe? Cos'è? Il lupo, no? Uè, questo è mio. Ma vai sempre per saccozza tu. Ma chi è che te l'ha pagato? Da quando che stanno in sciopero li mantengo tutti io? E pensare che noi altri di campagna diciamo sempre, beati quelli, quelli della fabbrica. Lo tenete lo fiammifero? A me non mi serve. Pure lo nonno mio, lui però si mangia lo sigaro. Zio Oreste, se sputi per terra, dopo ti ci faccio pulire con il mettevi con goccio da bere. Sì, acqua e aceto. Meglio che niente. Adesso li fanno più morbidi i farsetti. Ai miei tempi sembrava di stare all'ortica. Bello. Ti piace? Allora domani ci provo con un magazziniere, che quello è un amico mio. Vedo se te ne riperti ca uno, ma, eh. Papà. Dici un no, guarda che di scarpe io porto 46. Il bergamasco. Ma lo mando al comitato! I padroni, mara! Io sono parlamentare! Ma con la crepio dici, chi è che vuole parlamentare? I padroni, hanno chiamato il comitato! I mara, siamo a cavallo! Ti mando un basino! Primo, 13 ore solo di lavoro effettivo e un'ora di pausa. Scrivi, scrivi. Secondo, revoca del provvedimento a carico di Pautasso. Terzo, revoca della multa comminata in occasione di eccetera, 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 eccetera. Quarto, quinto e sesto, 5 minuti di tolleranza al mattino, giornate di sciopero pagate e messa allo studio di una forma di assicurazione contro gli infortuni. Settimo. Che cosa c'è che non va? Domandiamoci anche il caffè con lo schizzo. Per me va bene, ma non vorrei che fosse un po' troppo. Ma perché? Ma mi sembra troppo. Non è neanche poco. Mo santi lumi! E non è il padronato che viene a Canossa. Si tratta di un evento senza precedenti per questa città roccaforte del conservatorismo. Io dico guai ai vinti. Come Brenno, ingiustamente considerato dalla storiografia come un oppressore, mentre invece... Vabbè,
Insomma, dite che io scrivo. Dunque, sparlava degli infortuni. Stavo dicendo che negli ultimi 5 anni... Allora, secondo te, io dovrei venire qui in segreto per non dare fastidio a quel Nino? Palenzo di mio padre! Non gridare, Palenzo! Io grido, grido quando mi parlo, lo faccio perché mi sento! È l'ultima volta che te lo dico! In casa mia non ti devi mettere i piedi mai più, capito? Cosa credi? Ma chi credi di essere, eh? Tu campi o crepi? Io me ne sbatto. È per la mamma che sono venuta, hai capito? Mica per te, che ti vergogni di me perché ci sono questi 4 imbecilli qua. Sì, signore, faccio la vita e vado con chi mi paga. E chi mi vuole mi può trovare al caffè Corsini, va bene? No. Portici statuto. Ben lasmeste. Vai via! Fuori! Giulio! E la stupenda. Forse i padroni ci stanno aspettando. Però, Giulio, scusa se metto bocca. No, Cesarino, a ciascuno i suoi affari. Per buona educazione. Per buona educazione la donna passa per prima. Calma, calma, amici, senza fretta. Fateli pure aspettare, i signori padroni. Entrate, forza. Meno male. È quasi un'ora. Già, chi va per primo? Con permesso. Beh, avanti. Avanti, venite. Coraggio. Vi ho fatto aspettare un po', ma ho avuto da fare. Allora, eccoli qua, i nostri sovversivi. Oh, dico, l'avrete qua quei bomba della sacoce, no? Non avrete qualche bomba nelle tasche, eh? Beh, vediamo un po' sto stato maggiore, eh? Tu sei Martinetti, e poi c'è il Porro, Camerone, no? E la... No, a questa qui la conosco, alle Cesarenga, la bella Cesarenga. Ti ricordi quando nel 71 sei venuto in fabbrica, eh? Allora un piccicotto te l'avrei dato volentieri anch'io, eh? Ci abbiamo pensato noi, signor ingegnere. Oh, Cribiu! E tu? Tu sei mica quello che ci piace il biberon, eh? Ah, adesso capisco perché vi chiamano Rossi. Oh, guarda che quel rosso lì mi piace anche a me, eh? Non è che siamo rossi, signor ingegnere. Lo so. Siete tutti bravi lavoratori. Lavoro che dà le sue brave soddisfazioni, anche se un po' pesante. Del resto, l'uomo è l'unica bestia che deve lavorare, l'ha detto quel filosofo, va sapere come chiama, non mi ricordo il nome. E fra quelle bestie ci sono anch'io. Ma voi invece, pensate che le cose, sì, insomma, andrebbero meglio se fossimo un po' più di manica larga. Bravo. Cosa ne dice, ragioniere? Vogliamo cavarcela la multa a questi birbanti? Se lei ha dell'idea, signor ingegnere. Caviamocela, va. E quanto qui al nostro suonatore di sirene, abolite la sospensione. Così abbiamo levato anche la pietra dello scandalo. Va bene? Contenti? Signor ingegnere, lasci che ci parli da uomo a uomo. Noi possiamo minga tornare dai nostri amici col contentino e basta. Ma guarda un po'. Se questo lo chiamate contentino, allora il discorso cambia. Io lo so cos'è. Voi vi fate montare la testa da quel tipo senza fisse dimora che è venuto a inturbidare le acque e che ha anche un conto in sospeso con la giustizia. Ecco che cos'è. Non è come lui dice, signor ingegnere. Ma lo sapete voi che vi lagnate?
Lo sapete quanti disoccupati ci sono in giro? Tutta gente specializzata come voi, pronta a lavorare subito e a condizioni inferiori alle vostre. Domandatelo a quelli della tessile di Saluzzo, in 200 in mezzo alla strada. Insomma, io sono pronto a tirare un frego su tutto, ma dovete darmi una risposta entro domani. Se no, mi dispiace, mo' anch'io da difendere i miei interessi. E ai disoccupati di Saluzzo non ci parrebbe vero di saltare sul primo treno e di correre qui. Anch'esso! Avanti! Che la fai? Vieni fuori! Il padrone ha mandato a chiamare i grumiri! I grumiri? Dove sono? Chi li ha chiamati? Fugia! Fateli! Boia! Ma dove vai così in mutande, bestione d'un ridicolo? Bel risultato avete avuto te e quegli altri salami. E vuol fare il capo lui. Signorette, hai visto cosa ha combinato il Pautasso? Vergognati! Fermati! Dove vai? Metti giù quella mazza, delinquente d'un assassino! Pautasso! Vieni per mani alla scalo merci, a Moncalieri! Tu chiama il professore, che io vado con gli altri. Adele, la giacca, la roba, svelta! Cesarina, mettiti sul terrapieno, che qui può diventare pericoloso. Beh. Perché pericoloso? Bisogna parlare, convincere. È gente come noi. Cos'hai qui? Eh? E questo? Legittimo difeso. Parlare. Bisogna vedere se con le ciance si convincono. Senti, ma stiamo contrari, ti abbiamo mica chiesto di venire, sai. Bravo, fa conto che non ci sono. Eccoli. Amici, compagni di Saluzzo, non abbiamo nulla contro di voi. Sentiteci, ascoltateci. Siamo gli operai in sciopero. Chi è quel matto? No, un momento, amici, vi prego. Ascoltatemi prima. Calma, amici. Un momento. Siamo stati costretti a scioperare per difenderci. Per questo tutta questa gente fa sacrifici e fame. La fame l'abbiamo anche noi, se per questo. È un mese che non si batte un chiodo. Sì, lo so, lo capisco. Ed è proprio di questo che i padroni approfittano. Ma non potete aiutarli contro di noi. Cosa dovremmo fare? Voi non lavorate, noi non lavoriamo. Crepiamo di fame tutti. Ma non sarà sempre. Aspettate. Vai, macchinista, che questi vogliono bloccarci. Amici, aspettate, dove andate? Aspettate. Ma va fuori le male, predicatore. Amici, no. Ma perché fate così? Oh, ma quanti vi mettete contro uno? Voi adempiate. Aspettate. Dai, sgancia presto! Vieni giù, bastardo, Don Patrino! Vieni! Vieni dalla locomotiva! Va via! Va via! Discutiamo, ragioniamo, parliamone.
scambio! Dov'è lo scambio? Dove da farà? Nel villare di Morso mi sbatto! Ma sei morto, arriva diretto! Ma sei su! Torna indietro! Ho un tasso! Nel momento sopraggiungeva sul terzo binario il diretto. Siamo della fabbrica del gas, chi li do? Ah sì, ci pensa la Cesarina. È tutto quello che siamo riusciti a fare, giusto un po' di soldi. Leggiamo un bel flusso. Una goccia nel mare. Dopo quello che è capitato, noi all'arsenale dobbiamo stare attenti. Lo credo, era quasi meglio se anche noi... Ha ragione. Chi? Martinetti. Da quando è arrivato quel professore non sono capitati altro che guai. E in più quelli di Saluzzo vi hanno portato via i posti. Sei una stupida, non capisci niente. Possiamo mica andare avanti mangiando la minestra della caserma. Sai, ho pensato di tagliarmi i capelli. Per fare un po' di soldi. Capelli? E pagano bene, si fanno quei cosi finti per le teste delle signore. Come si chiamano? Ce l'ho qui sulla punta della lingua. E dopo? Dopo che cosa? Carino, con la testa pelata. Ma cosa ti importa se sono pelata? Antonio non ha detto niente. Cosa c'entra Antonio? Beh, è che... ci siamo fidanzati. È mica bello. Ma perché? Deve piacere a te. Tante volte di dirti una cosa. Sì. Era sempre sbagliata la maniera. E adesso è sbagliato il momento. Dillo lo stesso. Ragazzi! Beh, cosa sono queste facce? Non avete letto le notizie di questa sera? L'incidente ha spezzato il cerchio del silenzio, parole dure per i padroni. Guardate qua, l'ingegner Burati Pavesio convocato in prefettura. Cosa vuol dire?
che per evitare nuovi incidenti il prefetto ha ordinato che i cruni ritornino indietro, trombati padroni. Ve l'avevo detto che se tenevamo duro qualche cosa sarebbe successo. Come no? Un morto è successo. Contento, no? Per lei ce ne avrebbe uno alla settimana, come la domenica. Ma cosa fate? Guardi che lei i giornali in faccia alla gente non ce lo può mica dare, sa? Perché mi rompo il muso a furia di sberle, capito? Grazie, lei è più forte. Ma perché invece delle mani non prova ad operare il cervello, le idee, se ne ha? E infatti è solamente per far vincere le sue idee balorde che lei si è ficcato in mezzo a questa faccenda, mica per aiutarci. Perché tanto siamo bestie senza idee. Cosa ce ne importa lei di noi altri, eh? Lei dice delle cose sciocche e ingiuste. E allora che dica la verità, ma quella vera. Lei ci crede che ce la faremo? Ci crede veramente? Ma mi guardi in faccia, Giuda Faus! Intanto siamo pochi, divisi e anche sfiduciati, diciamolo pure. E loro sono forti, ben protetti, sicuri di sé. Quindi, non lo so, è difficile. Anzi, quasi impossibile, sia ben chiaro. Ma allora sei un matto, sei un mascalzone, sei, ci vuoi mandare tutti in malora. Ma che volete vincere alla prima? Ma quando si è mai visto? Sarebbe anche troppo comodo. E poi non siete affatto i primi. Questa è una lotta che è cominciata addirittura con Spartaco. E chi qual è sto Spartaco? Sì, sì, va bene, un'altra volta. Insomma, dovete tener duro. Dovete fargliela pagare cara. Dovete fargli capire che la prossima volta sarà ancora più dura. E questa sarebbe già una grande vittoria. La coperta. Ah, sì, eh? Però chi ci va di mezzo siamo noi. Perché tu te ne batti. Tu non sei uno di noi altri. Così come sei arrivato, te ne vai. Esatto, difatti. Non sono come voi altri io. Non ho una casa, né una famiglia, né amici. Io non ho nessuno che mi cerca, tranne la questura. Allora perché lo fai? Perché lo fai? Perché la testa è piena di idee balorde. Bravo, Quinterio. Oh, anche il nostro Fagiolini, mi rispetti a papà. E tu? Ah, tu no, Pierino. Grazie. Tieni. Prima, seconda, terza B. La signorina Spilimbergo, naturalmente, ha detto di no. Grazie. E lei... grazie che con... Vieni. Senta, Di Meo. Buongiorno, signor direttore. Ieri mattina, in seguito alla segnalazione da parte del provveditorato, io le ho parlato molto amichevolmente. Non può negarlo, vero? Perché si può essere umani anche senza essere socialisti. Ma cosa c'entra, scusa? Ecco, ora per l'appunto vengo a sapere che lei, in dispregio al mio esplicito divieto, ha promosso un'altra di quelle sue collette. Sono la vice direttrice! Lei è una spiona! Ma cosa fa? Li sequestro. Li sequestro e li farò restituire ai ragazzi. Giù le mani! Ma è un abuso questo! Ho detto giù le mani! Lei insegna agli alunni quelle nozioni che li aiuteranno a diventare buoni cittadini. Punto e basta! Non le è concesso di svolgere opera di sovvertimento sociale. Ma cosa vuol sovvertire? È solo un atto di solidarietà per un povero operaio morto. Un gesto civile ed educativo. E soprattutto per dei bambini. Non alzi la voce! E noi altri invece continuiamo a insegnare testi alla mano che è giusto che al mondo ci siano servi e tiranni. Basta! Allora porto al provveditorato. Se vuole glielo scrivo direttamente io. Così evita qualche strafalcione. Sto somaro calzato e vestito. Ecco le belle marughe.
Buongiorno, signor maestro. Oh, guarda, devi dire ai tuoi amici che di Coletti qui a scuola non se ne parla più. Sì, signor maestro. Mi dispiace. Scusa, ma volevo anche sapere com'è che va mio fratello qui Pierin con lo studio. Oh, non è che sia stupido. Lo studio è poco. Insomma, non va tanto bene. Dì alla mamma di stargli un po' dietro. Ciao. Devi studiare, studiare! Non mi piace! Non voglio andare a scuola! Io voglio andare in fabbrica! Come te! Tu devi prendere il diploma, hai capito? Piuttosto di farti fare come me, io ti ammazzo! Sofia. Pezzi di vagabondi, fannulloni. E lei? Signor Luigi, poteva per farvi rispettare l'orario d'ufficio devo mica mandarvi una lettera tutte le mattine. Scusi, ha ragione. Ma lei lo stipendio lo prende, sì o no? Sì, ma volevo dire... Allora lei ha l'obbligo di rispettare l'orario, si opera o non si opera. Sì, e anche te, mangia e dormi. Ma se tu ci avvertivi... Ma all'interno. Leggete questi conti. In mezza giornata ho fatto un lavoro che a voi non è venuto in mente neanche in tutto un mese. Più di 4 settimane fermi senza un quattrino di fatturato. E gli interessi passivi. E il discredito con i clienti che si rivolgono già alla concorrenza. Leggete, leggete qui. È venuto il momento di muoversi, capito? Altro che storie. Noi ci siamo mossi in diverse direzioni, lo sai. Anche l'Unione Tessile ha votato un ordine del giorno col quale... Io me ne infischio. Il fatto è che quella gente non molla finché c'è quel mestatore che li dirige. Lei, ce lo dico io come se lo può meritare lo stipendio. Si faccia sentire in prefettura. Perché non si rispettano le leggi di pubblica sicurezza? Quel delinquente di un professore ha dei precedenti. E allora che cosa si aspetta ad arrestarlo? Sì, sì, forse hai ragione tu. Ma che forse, forse, niente forse. Altrimenti, ecco qui. Dovremmo concedere agli operai tutto quello che vogliono. Carlo! E ricordiamoci, o eliminiamo quel professore o ci caliamo le brache. Certo, zio, certo. Ecco, qui stile la temperatura giusta. Un po' di pollo adesso, eh? Pollo no, non mi è mai piaciuto. Ma ti piaccio io. Su, un tocchetto, no, dai. No, su, no, è buono. No, no, generosa. No, no. Altro che te. Ma
chi è? Io lo conosco. Non si può, sa, è proibito. Dammi qualcosa. Che cosa? Qualcosa per quello lì, dai. Due lire. Ma chi è Giuseppe Verdi? Se ne vada, per piacere, se ne vada. Signore? Signore? Ehi, aspetti. Venga. Grazie. Lei è uno della fabbrica? No, io sono professore. Ah, professore di... No, no, di liceo. Allora mi deve scusare se mi sono permessa di darle... I soldi? Ma io ho suonato proprio per questo. E lei li accetta, non fa il difficile come quel morto di fame. Quale? Ne conosco tanti. A lui i miei soldi gli fanno schifo. Perché dice che se li guadagno onestamente col sudore della fronte. Ma chi? Mio padre. Per lui dovevo restare in Finlandia. 16 ore al giorno le mani nell'acqua. E finire all'ospedale, come tante sceme che conosco. Dai, io ho cambiato mestiere. Ho fatto male a qualcuno? Cos'è che ho fatto, eh? Ha fatto benissimo. Dice davvero? Certo. Come vede, anch'io ho cambiato mestiere. E perché si è messo in mezzo a sti guai? Per egoismo. Non capisco. Perché mi piace. E quando una cosa piace, non è sacrificio. E anche perché vorrei che un giorno una ragazza come lei... Beh? Non fosse costretta a fare come ha fatto lei. Trasferito a Cassino. Forse gli hanno fatte troppe al direttore. Per esempio, 6 mesi fa, l'anniversario della morte di Garibaldi. C'è qualcuno dei nostri laggiù? Sì. Anzi, se vuole le lascio un indirizzo. Sì, guardi, lì c'è carta e penna. Ma cosa fa? No, niente, niente. Qualche cosa da mangiare per il viaggio? No, 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 non sì, posso mica sì, permettere, sì, per carità, lei se lo toglie di bocca. No, non dalla mia. Chissà chi è che ce lo fa fare. Ma forse è proprio vero che siamo matti. Il professor Sinigaglia? Il professore non è in casa. Chi sono loro, prego? E lei chi è? Bertone, Raul Bertone. La casa è mia e il professore è mio ospite. Perché? A che ora torna? Non ha orario. Bene, lo aspetteremo.
Questura. Questura. Oddio, e che cosa ha fatto il professore? Eh? Ah, non ci badi, l'uovo della calza. Freddino, eh? Ma non c'è scritto niente. Ma perché l'ha gettata? Ma non so, così, ce n'è tanta. Zitto! Scusi, lei. È lei, professor Sinigaglia? Come? Ma io non capisco. Voi chi siete? Questura centrale. I suoi documenti. Buonasera. Ma cosa fa così in bella vita con questo freddo? È che sono uscito con una certa urgenza. Accidenti all'urgenza. Si prenderà una bronchite. Si siede? Mi siedo? Sì, grazie. Oh, scusi. Scusi. Prego, un altro per la signora. No, no, grazie. Lascia sì, stare. Sì, questo me lo prendo io. Scusi. Ben gentile. Comunque, meglio una bronchite che la galera. Oh. E senza colpa, mi creda. Stiamo sulle scatole, scusi l'espressione. E allora ci perseguita. Ma dove stava andando? In nessun posto. Presso gli amici sarebbe troppo pericoloso. Ma lei non ha famiglia? Ho moglie e due figli. Ma non andavamo d'accordo. Per colpa mia, intendiamoci. Io facevo, cioè, faccio una vita un po' disordinata. Già. Ma loro stanno bene in casa di mio suocero. Quel vecchio gufo è ricco, ma tutto sommato è una brava persona. Le dirò che insegnare era proprio una gran noia. Ah, un momento, devo avere qui una fotografia dei miei marmocchi. Scusi, gliela voglio mostrare. Sono due giovanotti ormai. Oh, e questo? Le piace? Glielo regalo. Dunque, ecco, ecco. Vengo, eccola qua. Vengo. Scusi, sa... È un po' mal ridotta, ma... Sono belli, eh? Sì, sono due bravi ragazzi.
Eccomi. Il bagno. Oh, pardon. Professore, senta. Vada a dormire a casa mia stanotte. Portici Cavour 4, primo piano. No, non vorrei approfittare più dell'ecito della sua gentilezza. Ma non si preoccupi. Allora, arrivederla. Ebbene, visto che è così cortese, bisognerebbe avvertire una persona, se lei può. Oh, certamente, chi è? Raul Bertone, via Cavalliferro 18 o 28. Beh. Gli dica che tengano duro, che ce la faremo, ci va subito. Grazie, grazie, ben gentile, grazie. Bruna, tutto sul mio conto, ne? Va bene. Ma chi è? Un tipo eccezionale, cara te, fuori norma. Ah, sì? Fuori norma c'è l'appetito. Ho portato la mia roba, grazie. Spero ci sia tutto. Sì, senza dubbio. Me l'ha data una bella ragazza, una certa Adele. Adele? Mm-hmm. Ah, la ragazza di Raul. Lui che fine ha fatto? È a casa di lei. A casa di lei? E perché? L'hanno interrogato per non so quante ore. Ah, l'hanno interrogato, eh? E allora? E allora, quando l'hanno rilasciato, anche lui ha preferito cambiare indirizzo. Accidenti, mi dispiace, povero ragazzo. Poteva anche andare peggio. L'hanno bastonato. Ma che bastonato? A proposito, professore, altro che perseguitato. Lei ha un mandato di cattura per resistenza e ferimento di pubblico ufficiale a Genova. Sì, lo so. Non possono farmi niente. Legittima difesa. Ma si può sapere cosa cavolo ha combinato? Oh, cosa fa? Dorme? Le ho domandato cosa cavolo ha combinato a Genova. Eh? Scusi. A Genova, diceva. Niente. Attraversavo Piazza De Ferrari e la polizia ci ha fermati. Ci ha fermati? Oh, ma allora non era solo. Eh? No, eravamo due, 300 amici al massimo. 300? Eravate in 300? Ma allora dica le cose come stanno, per Diana. Dica che era una dimostrazione bella e buona. È proibito, forse? Va bene, ho capito. Professore, lei se ne starà qui nascosto per un po', eh? Lei vuole scherzare. Io devo dare il buon esempio. Purtroppo, se faccio vedere che ho paura, lei comprende che lo sciopero va subito in malora. Per quel che ne so, sono i padroni che stanno per andare in malora. Dice davvero? A me mi hanno detto che sono lì pronti a mollare, anche prima di voi. E come le sa queste cose lei? Ah, il cavalier Baudet è cliente di una mia amica, lo sa? Davvero? Ringrazi la sua gentile collega per la notizia preziosissima che del resto conferma le mie teorie. Come le dicevo, Va bene, ne parliamo domani, adesso è tardi. Buonanotte. Buonanotte. Per favore, mi chiude la finestra. Prego. Buonanotte. Professore. Prego. Se prima vai nel bagno, ti faccio un po' di posto qui da me? Senz'altro. Lascia, Rosa, lascia, vado io. Va bene. Oh, bravo Martinetti. Buongiorno. Come va?
Dunque, io avevo pensato di mandare a chiamare un spacciafurnel, ma poi mi è tornato in mente che tu una volta ci avevi già messo le mani sulla mia stufa, sì. Coke, e che sei certo più di scrupolo, eh. Vieni, vieni avanti, accomodati. Guardala là, quella baracca. Ma, vede, signor cavaliere, non vorrei che gli amici lo sapessero. Beh, cosa c'è di male? Lo sciopero è una cosa che riguarda i padroni. Io sono un salariato, come te. Vai, vai, vai. Rosa, due caffè neir. Allora, come va? Martinetti? Boh. Beh, dopo tanti giorni di sciopero, mi sembra che sia venuto il momento di fare un po' i conti. Beh, non parliamo di conti, per carità. Sono venuto proprio perché qualche soldo mi fa comodo, sai, per mia moglie. Cos'ha tua moglie? È incinta. Ha l'albumina, febbre, altre robe, sai, dovrei farla ricoverare. Sul serio? Ma qui fra un po' siamo tutti da ricoverare. Ma questa non ha niente, eh? Senti, io conosco il professor Spaziani. Della clinica ginecologica gli posso parlare io? Grazie. Sono un vostro amico, tu lo sai. Senta, scusi, ma non potrebbe darci una mano coi padroni? Convincerli a mollare almeno qualche cosa? Forse non dovrei dirlo, ma non ce la facciamo più. Ah, metti qua. No, vai pure, vai. Martinetti! Mettiti comodo. Purtroppo per voi altri, i padroni possono andare avanti ancora per degli anni, sai. Il vecchio signor Luigi me lo diceva proprio ieri sera. Non cederà mai. Lui ne fa una questione di principio. D'altra parte, voi avete già dato una dimostrazione della vostra forza. Adesso, invece, se ascoltate me, è venuto il momento di fare i furbi. Fate vedere che siete i primi a cedere, eh? Proprio perché siete i più forti. I padroni vi saranno riconoscenti. 31 giorni di sciopero è qualcosa, no? Abbiamo mostrato ai padroni che siamo i più forti. E adesso lo sanno. Ma ora dobbiamo essere noi a fare il primo passo, da furbi. Perché ormai loro ne fanno solo una questione di principio. E possono resistere degli anni. Allora, tu dici di mollare? Mollare? Io dico, dato che bene o male, abbiamo ancora una compattezza? Possiamo rientrare in fabbrica senza vergognarci e pretendere quello... È vero che c'è riunione generale del mercato? Sì, così abbiamo stabilito. Si deve decidere se torniamo in fabbrica o no. E il professore? Neanche lo sentite. Il professore? Il professore non ce lo siamo mica sposato. E poi sono settimane che gli diamo retta. Amici, voi mi conoscete. Sono stato il primo a muovermi quando voi altri dormivate tutti. E adesso io per primo vi dico torniamo in fabbrica. Saranno mica delle bestie quelli là. Insomma, anche loro hanno una famiglia, una moglie, dei figli. Ma dimmi un po', a te ti hanno pagato per dire queste coglionate? No, Raul, non è fine che vieni qui a insultare. Se c'hai qualcosa da dire, vieni a dirla giù al mercato. Professore! Professore!
Cosa vuoi? Mi manda Raul, che venga subito. Vogliono tornare in fabbrica. In fabbrica? Ma cosa succede? Cosa fai? Devo uscire. Ma ti arrestano? Cosa? Ti arrestano! Sì, 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 è probabile, anzi, e è allora? Quasi certo. Devo andare. Devo andare. E te ne vai così? Non ho tempo. Senza dir niente. Addio. Non ci tornare più, sai. Oh, guarda sto balengo. Neanche morto. Lo voglio più vedere. Disonesto. All'ospedale! Altro che in galera finirai! Tò, copriti almeno, testone! A me mi sembra che la maggior parte vuol ritornare in fabbrica. Non si sa. Prima contiamoli. Ma non li vedi? Contarli. Poco da contare, si vede, no? Insomma, questa è una decisione importante. E io voglio il conto dei voti uno per uno. Va bene, facciamo la controprova. Giù le mani. Chi è contrario a tornare in fabbrica e vuole continuare lo sciopero, alzi la mano. Va bene adesso? Contiamoli. Oh. Scusate, scusate. Nella fretta ho persino dimenticato gli occhiali. Ma anche se non vi distingo tutti, so lo stesso che ha votato per la continuazione della lotta. Barbero! Sì, professore! Oggi e sempre! Bene, lo sapevo. Gallesio! Ma non mi tiro indietro! Bravo, bravo. Bardella! Come mai? Non è venuto, Bardella? Sono qua. Anche tu sei passato con gli altri. Sono tutti cagoni! Calma! Calma, amici, calma! Calma! No, non è vero, non sono dei cagoni. Sono la maggioranza. E la maggioranza è la voce della saggezza. Siete voi dei pazzi, tu, Barbero, tu. Voi che pretendete di lavorare solo 13 ore al giorno, di guadagnare 3 soldi di più. Voi che volete evitare l'ospizio, l'ospedale. La maggioranza invece è saggia. Sa che questo salario in fondo è sufficiente. Tant'è vero che nessuno è ancora morto di fame. Sa che secondo le statistiche questo orario provoca solo il 20% degli infortuni. Quanti siete qui? 500? Ebbene, vuol dire che soltanto un centinaio di voi toccherà di finire storti. Tu, Baglietto, o tu, Occhipinti, o tua figlia Gasperina. Mondino! Mondino, dove sei? Sono qui. Fatti vedere. È questo che vuole la maggioranza. Ma non è vero, lei lo sa. Per 30 giorni abbiamo tirato la ciglia. Abbiamo perso, non l'ha capito? Chi lo dice? Ma tutti. Ragazzi, non è vero. Non è vero che abbiamo perso. È solo che siamo arrivati al momento più delicato. Vince la battaglia, chi dura un'ora di più. I padroni stanno peggio di noi. Non può essere diversamente. Ma chi ce l'ha detto lei? Ma io lo so, ho studiato queste cose. Dovete credermi. Ma qui non è più questione di credere. Le credenze sono vuote. Anche saranno sempre più vuote e anche quelle dei vostri figli se abbandonerete la battaglia. I padroni vinceranno sempre e quella fabbrica che vi dà solo miseria e fatica a loro darà maggiore ricchezza e potenza. Ma la fabbrica è mica nostra. Come non è vostra? Chi ci lavora 14 ore al giorno tutti i giorni per tutta la vita? Chi ci butta sangue e sudore? No! Allora prendetela, la fabbrica è vostra, tornateci sì, ma per occuparla. Dovete far capire a tutti che ci tenete più che la vostra casa. Fate capire ai padroni, alla città, al governo che lì è la vostra vita e la vostra morte. Avanti!
A bella goccia. Ma pure oggi va da quella. Besso, brava gente. Atete! Presetà! Tutti gli ufficiali a rapporto, fate suonare la dunata. Sì, sì. Ma questa è la dunata. La liberazione è sospesa. A dunata, la dunata. Vestirsi tutti, presto! Sempre armati, sveglia! La libera uscita sospesa! Avanti, presto! Buongiorno, signor capitano, cosa dobbiamo fare? Fate sgomberare la piazza! Lo squadrone si porti davanti alla fabbrica! Fate sgomberare la piazza! Squadrone, avanti! Ma qui che stiamo a fare? Boh, io non ci capisco niente, sai che ti dico? A me mi puzza. Eccoli, arrivano! Bracciarmi. Spadrone! Bracciarmi!
Omero, Omero. Dove vai? Te sei ammattito, via qua. Dove vai? Ehi, lasciami. Ma vieni qui tu, lasciami in pace. Lasciami qui. È colpa tua, maledetto mascalzone, me l'hai ammazzato, ma io ti ammazzo, ti ammazzo, ti ammazzo. Lasciatemi, lasciatemi. Oh, Melo. Oh, Melo. Adele. Ciao. Grazie. A casa tua non ho potuto andarci, era sempre la guardia lì davanti. Ho raccolto un po' di roba dagli amici. E il professore? È ancora dentro. Però stiamo cercando di portarlo candidato alle elezioni, così se sarà eletto lo lasceranno libero. Cenerone e Cesarino vanno in giro dappertutto a raccogliere voti. È un'idea. Ti manda questo. È l'indirizzo di un suo amico di Lugano. Osteria. Ma quello lì non mola proprio mai, eh. Anche in galera continua a occuparsi degli altri. Il treno. Ma se non sei